Pakistan, di cui abbiamo parlato in una sperimentazione che è stata fatta quanto frettolosamente accantonata, bisogna dire, non mi risulta che quella sperimentazione di cui abbiamo parlato e che vedeva Macomer come uno dei possibili poi stia andando avanti, non mi risulta che sia all'ordine del giorno delle politiche regionali, non so se sono poco informato, ma non mi risulta proprio. Allora, il Ministero della Pubblica Istruzione, la dottoressa Maria Grazia Nardiello, ha pubblicato qualche anno fa un bilancio, come dicevo, serio ed onesto dell'esperienza del DFTS, cioè di quel tentativo di aprire la scuola a una collaborazione con altri sistemi, la formazione professionale, tra parentesi azzerata. Anche questo è un problema, anche uno dei partner di questo, l'impresa, l'università, la ricerca. Sapete che negli FTS dovevano essere obbligatoriamente presenti come partner tutti questi soggetti, e dice che questo tentativo, questa esperienza è stata quella attraverso la quale in Italia si è avviato un processo tendente a trasformare la scuola da sistema chiuso a sistema aperto. E poi aggiunge con molta onestà, questo lo voglio leggere perché non voglio tradire, ovviamente il dialogo e l'interazione concreta tra sistemi tradizionalmente poco permeabili e mai in interazione effettiva tra loro, come la scuola, le imprese, la formazione professionale e gli individui, tra formazione e lavoro, per realizzare percorsi basati su esperienze in alternanza, su modalità integrate, sulla cooperazione di soggetti diversi, non poteva non dar luogo a problemi anche spinosi, dovuti all'esigenza di costruire una didattica rinnovata capace di privilegiare gli obiettivi di apprendimento e il conseguimento di competenze trasferibili da un sistema all'altro e concretamente spendibili come crediti formativi nei diversi percorsi dell'università, dell'istruzione, della formazione e come valore per l'accesso al mondo del lavoro. Questi problemi hanno dato luogo a difficoltà effettive incontrate nel condurre un corso IFTS complesso e articolato, e tuttavia, si aggiunge subito dopo, è proprio la gestione di tale complessità e diversità a dimostrarsi fonte di grande soddisfazione per il delicato ruolo di mediazione che ha permesso di ampliare il patrimonio di relazioni sul territorio e le competenze organizzative, didattiche e metodologiche. Due sole brevissime osservazioni a margine. L'esperienza degli FTS da cui è nata questa riflessione ha convertito in diverse parti d'Italia, dove è stata interpretata al meglio, appunto a un effettivo processo dialettico di interazione tra sistemi, che poi, guarda caso, ritroviamo puntualmente realizzato all'interno dei punteggi dell'OCSE. Le regioni, guarda caso, dove le regioni italiane, dove la scuola, nonostante il sistema centralistico, nonostante l'uniformità di programmi, nonostante il fatto appunto la scuola funziona meglio con quei punteggi che ho ricordato così distanti da quelli della Sardegna, guarda caso sono quelli che hanno saputo fare tesoro dell'esperienza degli FTS, realizzando corsi e esperienze di alternanza scuola-lavoro, di dialogo effettivo tra sistemi differenti. E questo è un primo aspetto da sottolineare. Il secondo, un osservatore attento della realtà dello sviluppo del territorio, che è andato sul campo a verificare cosa sta succedendo, ha trovato tanti esempi di questo tipo. Sul lago di Como esiste una piccola impresa familiare fatta da padre, figlio, un tecnico italiano e quattro tecnici immigrati,
Lango di Co, 4 tecnici immigrati su 7, che produce ed esporta il 90% delle barche Star, classe Star, in tutto il mondo. A questo risultato, con soli 7 addetti, quindi con un valore aggiunto che vi lascio immaginare, si è arrivati attraverso una strettissima cooperazione tra gli istituti tecnici, i centri di ricerca dell'Università Europea di Bergamo, l'università e imprese di questa natura. Allora, il problema delle connessioni, delle sinapsi, delle reti, non è soltanto un problema teorico, è la lezione che tutti noi dobbiamo assumere come fonte di ispirazione per le politiche dell'istruzione e della ricerca. Vi ringrazio.